Madonna sempre dice, figli miei, non parlate su segreti, pregate, perché chi sente a me come madre e Dio come padre non ha paura di niente. Lei dice che paura hanno solo quelli che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio. A noi, come persone umane, noi sempre parliamo sul futuro, cosa sarà, come sarà. Io sempre dico stesso. Chi da noi che siamo presenti adesso qua, chi può dire sulla sicurezza che domani è vivo? È quello che Madonna ci insegna, che siamo pronti ogni momento a venire davanti a Dio. Perché lei ha detto, figli miei, questo che io ho cominciato in Fatima, io finirò in Medjugorje, mio cuore trionferà. Allora se il cuore di nostra madre trionferà, da che cosa dobbiamo avere paura? Quando era quella apparizione per Natale 82, Madonna mi ha detto anche che io non avrò più apparizioni tutti i giorni. Lei ha detto una volta in anno, ogni 18 marzo, e che questa apparizione avrò tutta la mia vita. A lei ha detto anche che saranno apparizioni straordinarie. E quelle apparizioni sono cominciate 2 agosto 87 e durano anche adesso. Io non lo so finché quando avrò quelle apparizioni ogni 2 del mese, perché queste apparizioni sono anche preghiera per non credenti. Madonna non dice non credenti, perché tu quando dici a una persona tu sei non credente, tu l'hai giudicato, hai dato giudizio. A Madonna non giudica mai. Lei dice questi che non hanno ancora conosciuto amore di Dio. E lei chiede nostro aiuto. Quando Madonna dice nostro, lei non pensa solo a noi sei viventi, lei pensa a tutti i suoi figli, a tutti chi sentano lei come madre. Perché Madonna dice che noi possiamo cambiare non credenti, ma solo con la nostra preghiera e solo con nostro esempio. Lei vuole che noi in preghiere che le facciamo tutti i giorni, mettiamo in primo posto preghiere per loro, perché Madonna dice che tante brutte cose che succedono sul mondo, soprattutto oggi, come potete vedere tutti, guerre, separazioni, suicidi, droga, aborti, Madonna dice che tutte quelle cose arrivano da non credenti. E lei dice, figli miei, quando voi pregate per loro, voi pregate per voi e per vostro futuro. Lei chiede anche nostro esempio. Lei non vuole che noi andiamo in giro e predichiamo. Lei vuole che noi con la nostra vita parliamo, che non credenti possano vedere in noi Dio e amore di Dio. Io vi prego che questa cosa prendete come una cosa veramente seria, perché se potete vedere solo una volta le lacrime che Madonna ha in suoi occhi per non credenti, io sono sicura che preghereste con tutto cuore, perché lei dice che questo tempo che noi viviamo adesso è tempo di decisioni e lei dice che c'è su di noi, che diciamo che siamo figli di Dio, una grande responsabilità.